consente di trattare una massa tumorale con estrema precisione senza toccare i tessuti sani circostanti e funziona come un bisturi all'interno del corpo umano, eliminando la necessità di incisioni esterne per piccole neoplasie. È stato inaugurato il nuovo acceleratore lineare della radioterapia oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche di Ancona. Un apparecchio ad altissima precisione che indirizza un fascio di fotoni verso il bersaglio, sincronizzandosi addirittura con il respiro del paziente, grazie ad un sistema di imaging del tipo TAC. Può essere utilizzata per trattare diverse aree, tra cui polmoni, fegato, pancreas e prostata. Le elevate prestazioni di questo acceleratore sono il risultato di una sinergia collaborativa tra il reparto di radioterapia e il team di fisica sanitaria, garantendo così un approccio innovativo e mirato alla cura del paziente. Torrette è il primo ospedale d'Italia, come sappiamo, sulla valutazione Agenas. L'acceleratore lineare è una struttura e uno strumento necessario, indispensabile per il corretto trattamento delle patologie oncologiche. Da un report che è stato anche pubblicato dal Corriere della Sera, le Marche sono la prima regione dopo il Trentino Alto Adige per le tecnologie innovative. In aggiunta è stato implementato un sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare la pianificazione dei trattamenti. È stato anche acquistato un lettino dedicato finanziato dal Dipartimento per garantire maggiore comfort e sicurezza durante le irradiazioni. È un inizio di un seguito che sia nel 24 che nel 25 vedrà chiudere con una decina di apparecchiature nuove in più rispetto all'attuale parco macchine. Il centro di radioterapia oncologica si distingue non solo per la tecnologia all'avanguardia, ma anche per l'impegno attivo dei radioterapisti oncologi nei team multidisciplinari per una rapida presa in carico dei pazienti e un accesso tempestivo ai trattamenti più appropriati ed innovativi.